Nel 1981 Rai 1, la fascia pomeridiana, mi incarica di realizzare una ventina di cortometraggi, diciamo tra i 15 e i 20 minuti. Il titolo di questa serie si chiamava Un ciak per te. E nelle idee, diciamo così, della struttura doveva essere una specie di giro d'Italia per rintracciare ragazzini che avessero, diciamo, un dono particolare, che svolgessero un'attività particolare, eccetera, eccetera. E io poi ho, come dire, sono uscito fuori da questa indicazione di massima della struttura, per cui ho realizzato un po' di testa mia. E come sono capitato a Civita adesso, diciamo a distanza di anni, non me lo ricordo. Sta di fatto che non me lo ricordo esattamente, non me lo ricordo proprio, perché arrivare a Civita non è, cioè non si può arrivare per caso in quel paesino. Cioè, ci deve essere qualcuno che me l'ha suggerito. Sta di fatto che io avevo scritto un mini thriller di una ventina di minuti in cui c'era una bambina che cercava in realtà se stessa, quindi era una storia che si strutturava attorno alla figura del doppio, no? Del doppelganger, come viene definita in tedesco nell'analisi freudiana. E quindi, diciamo, ho fatto un sopralluogo, ho scoperto questo paese così fantastico e realizzai questo cortometraggio con una ragazzina che poi è la stessa del mio film, Lola Ledda, no? Questo cortometraggio fu l'introduzione a quello che poi diventerà la sceneggiatura del Cavaliere Morto il Diavolo, in qualche misura, diciamo, non ispirato, ma che risente della lettura di un testo che per me era un testo da feticcio, che era Il doppio sogno di Schnitzler, che risentiva delle mie letture precedenti, diciamo così, di tipo freudiano, psicanalitico, che risentiva del mio interesse per l'universo onirico, in particolare per la teoria onirica cinese, diciamo così, del Medioevo cinese, no? Dove appunto si definisce una teoria che prevede che in presenza di rapporti affettivi molto intensi, come può accadere all'interno di un nucleo familiare, come può accadere all'interno di relazioni tra parenti, o come può accadere all'interno di un nucleo, diciamo così, di famiglia, no? Tipo, cioè padre, madre, figlio o figlia, può accadere che, diciamo, sotto la spinta di alcuni stimoli, il sogno di uno dei personaggi possa addirittura, come dire, entrare nel sogno dell'altro. E la struttura poi alla fine definitiva della sceneggiatura è in realtà una struttura, la definizione è più che mai azzeccata, di scatole cinesi, solo che sono scatole cinesi oniriche, che hanno dentro tutto un po' il deposito dei miei interessi di quegli anni, che era l'interesse verso la psicanalisi, fortemente verso il cinema espressionista tedesco, e anche influenzato, devo dire, dal femminismo.
c'è modo e modo di girare una città o un borgo, no? Cioè il borgo può essere anche il fondale dove si svolge una storia X, oppure quel borgo, quella città non è il fondale, ma è le pietre, le strade, i palazzi, la struttura stessa del borgo o di quel paese o di quella città concorrono a creare la dimensione visiva e anche emotiva e narrativa del film. Per cui questa sceneggiatura che ho scritto, diciamo, non poteva che essere girata a Civita di Bagnoregio, non potevo girarla, non sarebbe stato possibile girarla in un'altra città. E questo mi è stato facilitato dal fatto di averla conosciuto prima, di essermi poi recato lì frequentemente per fare sopralluoghi. Diciamo che la sceneggiatura ha risentito fortemente di questo incontro, chiamiamolo con un vecchio termine degli anni 70, dialettico, tra quello che io stavo scrivendo e la location che mi si offriva e che quindi interveniva facendomi modificare alcune scene. Quindi la scelta di Civita è omologa alla sceneggiatura che avevo scritto. Lola? Sì. Sto cercando mia madre. Ti sbagli. Stai cercando tuo padre. Monica! Monica!